Pressappoco 10 anni fa cominciarono ad andare di moda i film esotici, i film di spettacoli notturni e al folklore di tutto il mondo, il cinema scoprì la Polinesia. E da qui, da queste isole felici dove la parola sesso sembrava perdere come per incanto ogni significato morboso, cominciarono i più audaci reportage filmati sulle manifestazioni dell'amore in ogni angolo della terra. Era l'ultimo paradiso. Ragazze castissime nella loro mancanza di pudore si bagnavano in acque azzurre e trasparenti. E vivevano in un mondo nel quale i colori, la musica e il profumo dell'aria riportavano l'uomo alle sue origini. Anche il nostro viaggio, durante il quale cercheremo di scoprire gli aspetti dell'amore nel mondo, comincia da Tahiti e dal Tamuré, la danza dell'amore delle giovani polinesiane. Da una tribù che però oggi non c'è più. Le immagini infatti furono prese 10 anni fa, quando questo arcipelago incantato era ancora un paradiso. L'ultimo. Oggi a Tahiti si arriva in jet. I pochi visitatori privilegiati di una volta sono diventati troppi e non sono più privilegiati. Sono i turisti americani. Ne arrivano ogni anno interi eserciti aviotrasportati. Una volta scesi a terra, formano l'ultimo paradiso in un deposito di torpedoni parcheggiati alle soglie di un gigantesco parco dei divertimenti. Per sfondo l'azzurro del Pacifico e non è più viva delle belle vainè. Oggi, inghirlandati come monumenti, lo ballano anche i turisti americani. Tutto è cambiato, lo sfondo, l'esclusiva, i monumenti, le ghirlande, il Tamuré. Una sola cosa non è cambiata, le ragazze sono sempre le stesse, con 10 anni di più, e quindi non sono le stesse. 10 anni fa le danze delle vainè erano di langure, di sinuosi ancheggiamenti, preziose. Oggi c'è meno languore. Ci sono meno pause. Visto che i paesi del sud sono stati irrimediabilmente rovinati dagli americani, andiamo a vedere come si comportano gli americani una volta tornati a casa. Paradisi veri e propri non ne hanno, perciò ne hanno creato qualcuno artificiale in ognuna delle loro città. Quello di New York si chiama Broadway. Un paradiso americano naturalmente fatto di luci, di scritte luminose, di musiche, di voci, di spettacoli. Tutta qui l'idea che gli americani si sono fatta del paradiso? No. Anzi, è stato proprio in un teatro di Broadway che abbiamo dovuto rivedere certi luoghi comuni su questo popolo così moderno, così proteso verso l'avvenire.
ma che appena può torna a rifugiarsi nel passato. Nello stato di New York lo spogliarello è proibito. Condizioni essenziali perché le autorità chiudano un occhio sono le seguenti. Prima, la spogliarellista non deve essere mai sola a spogliarsi. Seconda, la spogliarellista deve spogliarsi almeno insieme a altre tre spogliarelliste. Terza, le tre spogliarelliste debbono spogliarellarsi insieme, in modo che gli spogliarellanti, ovvero coloro che assistono allo spogliarello, non sappiano bene quale delle tre spogliarelliste si stia spogliarellando.